Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, con il libro di Padre Marcellino Iasenzaniro, Il Padre, nella collana Testimonianze, la missione di salvare le anime, perché oggi vogliamo raccontarvi, e ce lo racconta Padre Marcellino, di una decisione di questo frate che noi tutti conosciamo, Padre Agostino da San Marco in Lamis. Lui, oltre ad essere stato direttore spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, lui è stato per ben 3 volte, pensate un po', è stato eletto ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo Foggia, che all'epoca si chiamava Foggia, oggi si chiama Sant'Angelo e Padre Pio. In un luogo è accaduto questo fatto, in questo luogo, ecco, un luogo particolare, qui davanti, perché ci viene raccontato che l'episodio non fu nella cella numero 5, ma accanto, sull'uscio della porta. Cosa era successo? Siamo nel 43, quindi durante il secondo conflitto mondiale, dopo l'armistizio nel settembre del 43, mentre i tedeschi si ritiravano verso il nord, la linea del fronte giunse quindi in Irpinia. Sappiamo che in Irpinia ci sono una serie di conventi della provincia religiosa, e alla fine dello stesso mese alcuni reparti di soldati alleati si accamparono nel giardino del convento dei Cappuccini di Montefusco, in provincia di Avellino. Una notte aerei tedeschi cominciarono a bombardare tutte le postazioni nemiche, e in modo particolare anche nei luoghi vicini al convento. I religiosi si rifugiarono tutti in cantina e si salvarono. Però al mattino seguente, dato che lì c'era lo studentato di filosofia, i giovani chierici decisero di abbandonare il convento e di andare ognuno o nei conventi vicini o nelle proprie case, insomma, ritornare a casa. E questa fu una decisione che presero personalmente, non avevano avvisato nessuno, senza il permesso dei superiori. E appena padre Agostino lo venne a sapere, chiaramente venne a sapere che degli studenti di teologia avevano abbandonato il convento, decise immediatamente, e vado sul virgolettato di padre Marcellino, che tutti gli studenti che avevano promosso questa iniziativa dovevano essere espulsi dall'ordine, dovevano abbandonare il convento, lasciare l'abito, tornare in famiglia. E tra questi vi era il nome di frate Renzio Farina. Era uno studente di teologia. Nonostante che egli pentitosi fosse rientrato lo stesso giorno che aveva abbandonato il convento, giustamente solo per paura, ma lo stesso giorno il padre direttore, che era all'epoca padre Carmelo da Sessano, gli comunicò questa disposizione dei superiori, e subito, lo stesso giorno, fu spedito immediatamente in famiglia. Prese mestamente la via per Foggia, montando su un camion di militari americani, ma giunti nel capoluogo d'Auno, anziché proseguire per Cerignola, dove lui era diretto, si diresse a San Giovanni Rotondo. Sentendo questo forte bisogno di poter almeno incontrare Padre Pio, ecco, un'ultima volta, o comunque un momento difficile della sua vita, frate Renzio era disperato. Giunse in convento, e quando arrivò da Padre Pio, ecco, racconta Padre Marcellino, si incontrarono proprio qui, dinanzi alla cella numero 5. Infatti, racconta frate Renzio, ovvero padre Terenzio, bussò alla porta e gli aprì padre Pietro Tartaglia, che era venuto a salutare padre Pio. Lui era in procinto di recarsi a Roma per iscriversi alla facoltà di diritto canonico presso l'Università Gregoriana. Quindi qui ci fu un incontro tra padre Pietro, padre Pio e frate Renzio, che è padre Terenzio, ma all'epoca era ancora frate Renzio. Si commosse in questo momento il giovane chierico nel ricevere l'abbraccio di padre Pio, lacrime agli occhi, gli espresse tutto il rammarico e il dolore di lasciare l'abito di San Francesco. Sentiva questo forte attaccamento dentro di sé, la vocazione alla vita religiosa. Sì, era stato un errore abbandonare in quel momento il convento, ma la paura aveva prevalso. Lui non voleva mollare, voleva continuare, voleva diventare sacerdote, non voleva mollare. Padre Pio lo ascolta, non mostrando però nessun tipo di preoccupazione, e poi sorrise, andando ad aggiungere: "I superiori, frate Renzio, ti dicono di ritornare in famiglia e tu ubbidisci, torna in famiglia. Mica ritornare dalla mamma significa rinunciare alla propria vocazione, stai tranquillo,
Sai, anch'io sono stato tanti anni in famiglia, sono stato a casa, a Pietrelcina, eppure sono rimasto nell'ordine. Tu stai tranquillo, anzi, vai tranquillo e vedrai, tu sarai sacerdote. Questo gli disse Padre Pio in questo luogo a Frate Renzio Farina. Frate Renzio, rincuorato dalle parole di Padre Pio, tornò a casa, nella sua Cerignola. Però prima di recarsi a casa volle andare in convento dal guardiano del convento di Cerignola per mettersi comunque a disposizione, anche se lui era un frate ormai mandato a casa dai superiori. Era padre Paolino da Casa Calenda, uomo buono dal cuore pieno di misericordia. Narrò il suo caso, riferì l'incontro con padre Pio e il padre superiore, che conosceva il valore di queste parole forti di padre Pio, essendo stato con lui anche tanti anni, proprio in questo convento, all'inizio del 1916, disse: Padre Pio ti ha detto di stare tranquillo e tu fai come lui ti ha detto. Frate Renzio raggiunse casa sua, i suoi familiari, e dopo circa un anno, nel novembre del 1944, padre Paolino, da Casa Calenda, il guardiano di Cerignola, veniva nominato padre provinciale della provincia religiosa di Foggia. Frate Renzio così tornò in convento, terminò i suoi studi, fu ordinato sacerdote nel 49 e nel novembre partì per la missione che i cappuccini della provincia di Foggia avevano in Africa, dove in terra d'Africa trascorse circa 22 anni tra l'Eritrea, il Chad, la Somalia, dedicandosi all'apostolato per i più poveri, per i più bisognosi. Padre Pio aveva visto lontano.